Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo degli strumenti del mestiere, ovvero degli strumenti di uno scrittore. So che tra molti di voi ci sono aspiranti scrittori o scrittori che appunto dedicano parte della loro vita alla stesura di storie meravigliose e quindi so che questo potrebbe tornare utile a molti di voi. Vi parlerò di quali sono gli strumenti necessari per me, ovviamente, che aiutano me nel mio lavoro di scrittrice e sarò curiosa alla fine anche di sapere quali sono i vostri strumenti del mestiere. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere sempre una notifica quando pubblicherò un nuovo video. E se ancora non lo fate, seguitemi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Il computer. Per me è fondamentale avere un computer nel quale scrivere le storie che voglio raccontare. Questo perché io scrivo molto velocemente e praticamente non guardo la tastiera quando scrivo. Grazie soprattutto, non so se lo ricordate, però quando all'epoca c'era MSN, che è stata un po' una delle prime chat che c'erano online, e io la utilizzavo tantissimo, scrivevo tantissimo, volevo che le risposte arrivassero velocemente, quindi mi sono allenata molto ed ho imparato grazie a quello a scrivere in maniera veramente molto rapida. Quindi per me il computer è veramente fondamentale nella scrittura di un romanzo. Un quaderno. Questo può essere utile per chi non ama la tecnologia come me e appunto preferisce scrivere a mano. È possibile ovviamente scrivere un romanzo a mano, appunto, quindi con carta e penna, ma secondo me ci sono degli svantaggi. Diciamo che il principale è il fatto di non poter modificare in maniera pulita il nostro romanzo. Mi spiego meglio, con un computer è possibile per me spostare, diciamo, pezzi interi dei vari capitoli o aggiungere nuovi paragrafi senza per questo scombussolare la scrittura. Quindi rimane tutto chiaro e pulito davanti ai miei occhi e ogni errore viene corretto senza quelli che sono gli inconvenienti di una penna, ovvero delle parole cancellate, degli asterischi che rimandano ad altre pagine dove ci sono dei pezzi aggiunti o delle parole scritte minuscole tra un rigo e l'altro per inserire frasi mancanti. Quindi insomma per me scrivere sul computer è la maniera migliore per avere un po' più di ordine, un lavoro più pulito, così come l'organizzazione dei capitoli, delle varie pagine ci permette di avere un lavoro un po' più preciso e da una parte anche un po' più facile da revisionare. Inoltre devo dirvi che se amate scrivere con carta e penna e quindi utilizzare un quaderno, prima o poi dovrete comunque trasferire il lavoro sul computer per inviare il manoscritto alle varie case editrici. Qual è il lato positivo di avere un quaderno nel quale scrivere il proprio libro? Il fatto che è un po' più comodo da portarsi dietro. Io per esempio scrivo il mio libro un po' sul portatile, un po' sul computer fisso, ma in realtà non me lo porto mai in giro, non mi porto mai in giro il portatile ovviamente. Invece un quaderno si può appunto inserire nella borsa e quando si ha l'ispirazione poterlo prendere e continuare il nostro racconto. Una stampante. Ebbene sì, fino adesso ho decantato le proprietà del foglio digitale, però anche io sento la necessità ogni tanto di leggere quello che ho scritto su carta, quindi ogni tanto stampo i capitoli che ho scritto e magari me li rileggo la sera a letto come se per l'appunto stessi leggendo il mio romanzo già compiuto. Ho sempre con me una penna per correggere gli eventuali errori o non so, aggiungere ciò che mi viene in mente al momento, però mi permette di avere una visione del mio libro un po' più realistica, un po' più concreta e vedere se secondo me insomma funziona oppure no. Mi sembra che la lettura dei capitoli sia diversa tra leggerli al computer e leggerli su carta. Mi sembra di avere, diciamo, una prospettiva diversa che mi permette di cogliere magari qualche sfumatura che nella rilettura sul computer non avevo notato e quindi per me anche questo è molto utile. Un quaderno per gli appunti. Anche questo è indispensabile per me. Io ho un quadernino A5 che ho qui, oltretutto ve lo faccio vedere, in un cassetto della scrivania. Eccolo qua, questo è il mio quaderno, ve l'ho fatto vedere più di una volta, quindi un quadernino molto semplice a righe che può essere portato in giro, dove tengo tanti appunti.
Per esempio, le caratteristiche dei vari personaggi del mio libro, perché mi è capitato di definire un determinato personaggio e poi di riprenderlo dopo diverso tempo. Ecco, in quei casi devo tornare indietro, ricercare il punto esatto dove ne ho parlato, ricercare la caratteristica che mi serve. Invece scrivere su carta un riassunto di quello che è il personaggio mi permette, insomma, di agevolare il lavoro. Tengo anche una linea temporale, perché nelle mie storie di solito vado avanti e indietro nel tempo e i miei personaggi vivono di solito delle storie che durano degli anni e quindi ho assolutamente bisogno di tenere memoria dei vari step temporali. Questo perché devo adattare i contesti al periodo storico, ma anche al momento dell'anno nel quale siamo, all'età dei personaggi. Quindi, insomma, per me è importante tenere traccia di questo in modo da non fare errori che potrebbero poi notare i lettori una volta che hanno in mano il mio romanzo. Un'altra cosa che faccio in questo quadernino è quello di scrivere le idee che mi vengono all'improvviso, e quindi se mi viene un'idea, oppure magari sono in vacanza e sicuramente so che non porterò avanti il mio progetto, ma improvvisamente ho un momento di ispirazione, c'è una scena che mi piacerebbe appuntarmi, ecco che il quaderno fa il caso mio e mi appunto queste delle scene oppure delle idee che ho per un determinato personaggio, per qualcosa che potrebbe accadergli in futuro, e poi le vado a rileggere man mano che procedo con il lavoro. Insomma, qui tengo tutto quello che nel tempo non verrà troppo cambiato o che praticamente quasi non viene mai cambiato, e anche questo quindi è organizzato in maniera pulita e agevola il mio lavoro. Un vocabolario. Ebbene sì, alla fine, per quanto possiamo aver studiato, per quanto possiamo essere acculturati o amanti della lettura, capita sempre il momento in cui abbiamo un dubbio su come si scriva una determinata parola. Io, per esempio, quando ero una ragazzina, quando ero piccola, all'elementare, avevo difficoltà a capire le parole dove andava la S e la Z, quindi per esempio forza, non sapevo se si scriveva con la S o con la Z e molto spesso sbagliavo. Era stato uno dei miei ostacoli maggiori. Ecco, come per qualcuno è capire dove va l'H, e tante persone oggi non l'hanno ancora capito purtroppo, e per me era quello. Chiaramente crescendo ho imparato, quindi non faccio praticamente mai questo errore, ma ogni tanto mi coglie ancora il dubbio su qualche parola particolare e quindi in questi casi ho bisogno di un vocabolario. Altre volte invece può essere necessario per trovare un sinonimo o una parola che abbiamo sulla punta della lingua ma che proprio non riusciamo a trovare. I vocabolari ormai online ci sono tranquillamente, quindi avete sempre il vostro vocabolario a portata di mano. Una penna stilosa. Io ho questa penna con una stella piena di paillette. Mi sembra anche superfluo dirvi quanto possa essere utile durante il processo creativo avere una penna del genere, giusto? Un luogo tranquillo dove scrivere. Torniamo seri adesso e parliamo di dove scrivere. Io preferisco scrivere alla scrivania, quindi appoggiare semplicemente il mio portatile o andare al mio computer fisso e dedicarmi alla scrittura. In ogni caso vi esorto a trovare il vostro posto perfetto, un posto dove magari vi basta avvicinarvi e sentite subito l'ispirazione cogliervi. Create questo posto esattamente come desiderate, mettete delle piante se vi piacciono, delle candele profumate se vi ispirano, tenetelo pulito e ordinato, perché l'ordine fuori si rispecchierà anche in un ordine mentale. Per esempio, ci sono persone a cui piace ascoltare la musica, ascoltare la radio o appunto accendere una candela mentre scrivono. Io, ad esempio, quasi sempre ascolto della musica rilassante che trovo su YouTube, quella che serve per meditare, per capirci. C'è un video in particolare che ascolto quasi sempre quando scrivo e quindi ogni volta che sento quella musica, di solito è un pianoforte o dei suoni della natura, io già entro all'interno della mia storia e mi trovo coinvolta e pronta a mettermi al lavoro. Bene ragazzi, questi sono i miei strumenti del mestiere, quello che non può mancare quando sto scrivendo un romanzo. Ovviamente sono curiosa di sapere se anche voi avete degli strumenti che sono immancabili nel vostro lavoro di scrittori, e quindi vi aspetto nei commenti. E noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!